Ha l'intento di esplorare le pratiche archivistiche nella decolonizzazione degli archivi fotografici. Mi concentrerò sul delineare pratiche sviluppate in ambito anglosassone, come ha detto Francesco, è da lì dove insomma, diciamo, il mio background viene, al fine di ampliare il nostro dibattito sulla decolonizzazione. Oggi quindi il mio intervento ha lo scopo di esporre alcuni dei metodi utilizzati in ambito anglosassone per decolonizzare gli archivi fotografici e di riflettere sul significato di decolonizzazione in ambito archivistico fotografico. Essendo la prima, vorrei iniziare con spiegare insomma cosa significa decolonizzazione. Il termine decolonizzazione si riferisce alla fine di un potere coloniale, l'acquisizione politica e o economica di indipendenza delle colonie. In particolare al processo storico di smantellamento dopo la Seconda Guerra Mondiale degli imperi coloniali stabiliti prima della Prima Guerra Mondiale. Un processo che è proseguito poi negli anni 70 e che ha portato a termine l'assetto coloniale imposto a molti paesi. Il termine decolonizzazione si riferisce anche alla decolonizzazione del pensiero, quindi alla decolonizzazione della mente, dalle idee imposte e costruite dai colonizzatori. Idee riguardo la superiorità di alcuni popoli su altri, soprattutto idee di superiorità, della razza bianca su altri, popoli. Anche di esplorare, il ruolo chiave dell'archivista. Che oggi il compito non solo di riflettere sulla soggettività della selezione, ovvero cosa e perché digitalizzare, ma anche come digitalizzare. Nel mio intervento oggi includo il tema della digitalizzazione degli archivi perché questo seminario ha appunto lo scopo, di riflettere sulla complessità del materiale, fotografico, coloniale al fine di decolonizzare e digitalizzare, gli archivi. Pensiamo che il fatto stesso di digitalizzare e rendere quindi fruibile il materiale, renderlo fruibile parzialmente ad un pubblico molto vasto, ad un pubblico globale, significa, anche questo decolonizzare, perché appunto rende accessibile il materiale, a tutti, quindi, fa sì che la risorsa sia una risorsa globale. Materiale preservato negli archivi fotografici coloniali e prima ancora come decolonizzare tale materiale. Il presente e il futuro degli archivi è digitale, ciò non significa ovviamente che gli archivi insomma scompariranno o avranno meno valore, anzi, la digitalizzazione ci aiuta a esplorare maggiormente i nostri archivi, il materiale che contengono al fine di renderlo accessibile ad un pubblico vasto, che poi lo scopo stesso dell'archivio. Per utilizzare gli archivi fotografici bisogna capire l'importanza del ruolo della fotografia nel contesto coloniale. Quindi cosa guardiamo quando osserviamo una fotografia coloniale? Nel mio intervento oggi inizierò con un breve excursus quindi sulla fotografia coloniale e di come approcciarsi alla fotografia coloniale, per poi proseguire parlando di collezioni fotografiche negli archivi e terminare parlando di decolonizzazione degli archivi e le buone pratiche per attuarla. Questo paper quindi oggi vuole sottolineare l'importanza di una seria e costruttiva discussione sugli archivi coloniali, partendo dall'approfondimento della fotografia coloniale, per capire che la decolonizzazione degli archivi fotografici offre l'opportunità di riflettere su quanto di quelle immagini e delle loro didascalie sia ancora responsabile della nostra visione del mondo. Che coincise nel XIX secolo con la massima espansione coloniale europea. Il mezzo fotografico era visto come uno strumento utile per raccogliere informazioni sui paesi e le persone colonizzate. Nel XIX secolo la fotografia era vista come un mezzo oggettivo e si pensava che ciò che rappresentasse corrispondesse alla realtà. Quindi il mezzo fotografico era visto come un mezzo per dimostrare la verità e per raccogliere informazioni. La fotografia in ambito coloniale venne utilizzata in diversi contesti da diverse persone.
Quindi esploratori, antropologi, ufficiali coloniali, fotografi ufficiali e fotografi amatoriali, geografi. Tutte queste persone, questi fotografi hanno creato un corpo numeroso di fotografie. La fotografia in ambito coloniale serviva a legittimare la missione civilizzatrice degli europei, degli invasori europei. Immagini quindi che dimostrassero il progresso portato dai colonizzatori europei. A proposito, un tema ricorrente in ambito del colonialismo britannico, per esempio, è l'aver costruito la rete ferroviaria in India. Rete ferroviaria che ovviamente serviva ai colonizzatori per muovere le truppe, quindi spostarle più agevolmente, ma anche per spostare le merci, per aumentare il traffico di merci e quindi l'economia a beneficio della Gran Bretagna. Immagini raffiguranti i treni nei paesi colonizzati erano molto popolari. Erano molto popolari in Europa, scusate, perché erano un simbolo del progresso portato dai colonizzatori nelle terre colonizzate. Le persone colonizzate venivano rappresentate come culturalmente e fisicamente inferiori ai colonizzatori europei e la documentazione fotografica delle persone colonizzate era quindi metodica, orientata etnograficamente, formando quindi parte dell'ideologia coloniale di categorizzare al fine di controllare le persone sottomesse al potere coloniale. Le immagini coloniali erano costruite seguendo convenzioni e pratiche del tempo al fine di fornire al pubblico europeo immagini familiari, quindi immagini credibili anche, immagini che sottolineassero sempre la differenza tra colonizzati e colonizzatori, e che dimostrassero anche l'arretratezza dei popoli conquistati. Ad esempio, immagini che ebbero un grande successo e che vennero utilizzate come tipica rappresentazione dell'India erano quelle dei fakiri, come potete vedere in questa slide, e i fakiri, quindi gli asceti itineranti. Come ha dimostrato Riyansi Benga, l'utilizzo di queste immagini era centrale per il discorso coloniale, per mostrare arretratezza e quindi il bisogno della presenza britannica in India per portare civiltà e migliorare le condizioni di vita della popolazione. Attraverso queste, la differenza tra colonizzatori e colonizzati si allarga, quindi, e le persone sottomesse vengono rappresentate come diverse dagli europei, come culturalmente e fisicamente inferiori. Questa caratterizzazione, questa differenziazione era indispensabile al fine di stabilire una separazione netta e binaria, quindi la creazione di un noi e di un loro. Ma fa parte di una categoria, è un oggetto. La maggior parte delle volte è senza nome proprio, come in questa foto. L'assenza di nomi è un punto molto importante nel tema della decolonizzazione, sul quale ritornerò più tardi. L'assenza di nomi è un tema in realtà molto importante nella colonizzazione e anche nella decolonizzazione. La circolazione di tali immagini ha contribuito a perpetuare lo sguardo coloniale. Sguardo coloniale è la traduzione dall'inglese di colonial gaze. Gaze, che è lo sguardo, in realtà il concetto di gaze in inglese ha una serie di significati teorici che non sono immediatamente riscontrabili con la resa italiana, ma per colonial gaze intendiamo un modo di scrutare, di osservare, che è un modo impari. Solo l'azione dello scattare una fotografia che ha effetti sulle persone raffigurate, che ha effetti sul fotografo o sulla fotografa e anche su chi guarda la fotografia, ma è anche la circolazione di tali immagini che diventano oggetto di osservazione ad avere conseguenze. Quindi quando guardiamo immagini dell'era coloniale, le domande da porci sono: chi ha scattato la foto e perché? Chi ha commissionato questa fotografia e perché? Come le immagini furono create e utilizzate? Queste domande sono fondamentali per approcciarci a immagini coloniali perché sono la base per esplorare la produzione e la circolazione di una cultura visiva imperialistica.
Investigando l'utilizzo delle immagini e la loro circolazione, si possono capire gli effetti della loro circolazione e della lettura delle immagini attraverso anche le loro didascalie. Tale investigazione è utile per tracciare il collegamento con l'archivio fotografico, perché le foto non compaiono magicamente nell'archivio, hanno una loro storia, una loro biografia, intrinsecamente collegata con l'archivio che le custodisce o spesso anche con i vari archivi che le hanno custodite negli anni. Dobbiamo quindi interrogare la collezione e riflettere sulle pratiche archivistiche per capire come e perché le foto sono state archiviate. L'archivio non è uno spazio neutrale, è stato creato da individui e organizzazioni con scopi politici e culturali diversi, che hanno determinato la soggettività della selezione del materiale da conservare e della loro conseguente catalogazione, descrizione e anche archiviazione. Daniel Folliard ha sottolineato come i criteri che hanno determinato cosa mantenere e cosa scartare negli archivi sono cambiati negli anni. E come detto prima, gli archivi sono creati e custoditi da persone, quindi da singoli individui che influenzano la catalogazione e archiviazione dei materiali. Il linguaggio utilizzato nelle descrizioni dei materiali è soggetto anch'esso alla discrezione, interpretazione e decisione degli addetti ai lavori. I modi in cui gli archivi hanno acquisito, catalogato e ordinato le loro collezioni sono importanti anche per il processo di decolonizzazione. È importante esplorare il significato e i termini dell'organizzazione archivistica per capire come e quali materiali sono accessibili, come e perché le foto sono state scattate, preservate, catalogate e infine archiviate. Ryden Paisley hanno sottolineato come gli archivi che contengono materiali, gli archivi di natura coloniale rivelano tanto delle persone colonizzate, se non di più quanto degli stessi colonizzatori. Infatti questi archivi contengono materiali che ci presentano la storia attraverso il punto di vista dei colonizzatori. Il passato coloniale europeo ha dato vita ad archivi contenenti materiali che riportano narrazioni discriminatorie nei confronti di popolazioni diverse da quelle europee, e anche esempi di oppressione nei confronti delle popolazioni conquistate, giustificate sempre dai discorsi, sulla diversità, della razza. Gli archivi che raccolgono materiali di natura coloniale contengono materiali che rimandano a una visione, a una concezione eurocentrica del mondo. Una visione imperialistica presenta sia nelle immagini sia nelle descrizioni delle stesse. I fondi fotografici coloniali restituiscono quindi narrazioni discriminatorie adoperate in passato. Questo è un discorso che appartiene agli archivi coloniali di tutta Europa. Che, come ho detto precedentemente, si riferisce anche alla decolonizzazione del pensiero, quindi da idee costruite e imposte dai colonizzatori. In ambito archivistico, significa riflettere in modo costruttivo sul nostro approccio ai materiali, a questi materiali che presentano contenuti complessi, contenuti spinosi. Le didascalie e le descrizioni sono uno degli aspetti. Di terminologia archivistica definisce decolonizzare come collaborare con le popolazioni indigene per implementare un maggior controllo da parte di tali popolazioni sui documenti che le riguardano, fornire una voce a queste popolazioni attraverso i documenti e ricontestualizzare i documenti interpretati dai colonizzatori e le istituzioni da loro create. Decolonizzazione non è solo essere rappresentati, ma è anche collaborazione, ricontestualizzazione del materiale che è stato interpretato e descritto dai colonizzatori. L'archivista Chilcot ha sottolineato come gli archivisti abbiano oggi la responsabilità di adottare un approccio più sensibile nel descrivere i materiali di natura coloniale.
al fine di mitigare, di ridurre i danni causati, nelle descrizioni di comunità e utenti. Questo quindi suggerisce di riflettere criticamente sulla terminologia utilizzata nelle descrizioni archivistiche. Decolonizzare gli archivi significa anche modificare le descrizioni dei materiali. Questo, modificare le descrizioni dei materiali, ha come conseguenza il cambiamento di come gli utenti cercano i documenti nei database online. Quindi dobbiamo iniziare a investigare il razzismo presente nelle didascalie e nelle immagini. Iniziare ad analizzare il linguaggio utilizzato nelle descrizioni e decolonizzare tale linguaggio. Un linguaggio discriminatorio e razzista è ancora presente in queste didascalie e quindi ancora in uso. Linguaggio. A cosa ci riferiamo con questo linguaggio? Termini offensivi per chi? L'associazione Archives for Black Lives in Philadelphia è un'associazione di archivisti, bibliotecari, professionisti del settore, che hanno compilato una guida con raccomandazioni per affrontare linguaggi offensivi e razzisti in ambito archivistico-bibliotecario. L'hanno compilata in risposta ai temi sollevati dal movimento Black Lives Matter. Questa guida presenta numerosi punti, tutti preziosi per il lavoro di decolonizzazione. Io oggi ho cercato di includere in questa presentazione quelli più importanti per il mio discorso. Sono consapevole di averne lasciati fuori ovviamente altrettanti di importanti. Uno dei primi punti di partenza che loro sottolineano è Educate yourself and your staff, quindi istruisci te stesso e anche il tuo staff. Quindi fate ricerca, iniziate a capire, a studiare queste didascalie. Uno dei punti è anche il soffermarsi su vari termini, sull'utilizzo di vari termini. Ad esempio, il termine schiavo non si dovrebbe più utilizzare. Il termine più appropriato è schiavizzato, perché rende maggiormente il senso dell'aver subito la schiavizzazione. Un altro termine, ad esempio, che aggiungerei è il termine culi, che è un termine che vedremo anche più avanti in un'altra fotografia. È un termine molto offensivo che veniva utilizzato per descrivere i lavoratori provenienti dall'Asia nelle piantagioni degli imperi britannici e anche dell'impero olandese. È un termine ancora molto presente nelle descrizioni. Un altro punto su cui soffermarsi è quello di fare ricerca per evitare di utilizzare termini anacronistici o geograficamente sbagliati. Un esempio potrebbe essere il termine dell'utilizzo Bombay. La città è Mumbai. Il termine Bombay era il nome con il quale i colonizzatori inglesi avevano ridefinito la città. L'utilizzare, il reiterare il termine Bombay può far soffrire persone, insomma, della città, persone di tutta l'India comunque. Quindi anche il cambiare, l'aggiornarsi sui termini geografici che comunque cambiano. Un altro punto è di focalizzarsi sull'essere umano, sull'individuo, quindi il rispetto per le persone rappresentate. Come ho anticipato prima, l'assenza dei nomi propri, che è anche una forma di cancellazione dell'individuo, dell'individualità. Quindi il ruolo dell'archivista nel decolonizzare i materiali passa anche, da questo, da una continua ricerca. È possibile restituire i nomi propri alle persone raffigurate nelle fotografie? La risposta è sì. E a tale scopo è utile, come hanno fatto, come continuano a fare molti musei e archivi, aprire un dialogo con istituti, con scuole, più ampiamente con le popolazioni dei paesi raffigurati per ricevere feedback e informazioni mancanti, informazioni che arricchiscano il nostro sapere, e con nostro intendo il sapere globale, insomma, su questi materiali. Insomma, i vari punti presenti in questa guida ci ricordano che il linguaggio è in continuo mutamento e che ciò che era accettabile, diciamo, più o meno 100 anni fa, oggi non lo è più. C'è il bisogno di seguire la sensibilità odierna anche nella pratica archivistica, creando didascalie più rappresentative e quindi più inclusive.
fare qui. La domanda dalla quale partire in realtà è cosa vogliamo mantenere e perché. Se si vuole mantenere il linguaggio originale, quello che molti archivi, molti musei stanno facendo è inserire la parola nuova tra parentesi quadre e virgolette per quello originale. Come potete vedere in questo esempio, questa è la fotografia e la parola puli che vi dicevo prima. Non so se si vede benissimo. Una fotografia che proviene dall'archivio della Royal Commonwealth Society. Mantenere il titolo originale, quindi The Road Down from Mussoorie, la strada da Mussoorie, Pulis Carrying My Baggage. E Pulis è messo tra virgolette e nelle parentesi quadra laborers, quindi lavoratori. Il nome, loro hanno deciso, ad esempio, di mantenere il termine originale, ma di far. Di includere anche il nome odierno, e come ci riferiamo oggigiorno. Se vuole fare questo, bisogna spiegare perché si è voluto mantenere il termine pregresso. Mantenendo la descrizione originale, si deve spiegare che i termini offensivi riflettono le descrizioni pregresse e non odierne. Questo può comunque portare a difficoltà nella ricerca del materiale online, perché in realtà la domanda anche da porsi è quale termine è più propenso ad utilizzare nel motore di ricerca la nostra utente. Le descrizioni ovviamente hanno ripercussioni sulla ricerca online. Qual è il modo migliore per comunicare il contenuto della collezione? È un'altra delle domande importanti. Le didascalie, i testi che accompagnano le fotografie sono esse stesse documenti storici, come ci ha ricordato prima il presidente. E questi documenti possono raccontarci molto del passato. Sono documenti che riportano descrizioni razziste e sono storicamente importanti perché sono frutto della società del passato. Possiamo quindi estrapolare informazioni cruciali su quella società, utili a capire il razzismo. Quindi non possiamo semplicemente cancellare le descrizioni del passato, cancellare le didascalie, non possiamo nasconderle, non possiamo semplicemente toglierle. Dobbiamo discutere sulla terminologia utilizzata, riflettere e capire come affrontarla oggi con gli strumenti della sensibilità odierna. Pensiamo anche che la loro cancellazione, porterebbe come conseguenza non solo l'alterazione di documenti storici, perché ricordiamoci che le fotografie e le loro descrizioni appunto sono documenti storici, ma porterebbe anche come conseguenza il minimizzare il pensiero imperialista e razzista del passato. Per tornare al nostro discorso della guida che ci offre molti spunti, un'altra pratica che suggeriscono è quella di dare il più contesto possibile. Quindi cosa deve fare l'archivista? Deve fare continua ricerca per poter arricchire le informazioni sui materiali. Un altro punto è aggiornare la terminologia continuamente e soprattutto tenere un resoconto dei cambiamenti effettuati, utile per la ricerca storica, ovviamente. Un altro punto importante è quello di creare un content awareness, quindi un testo per spiegare che all'interno delle descrizioni è presente un linguaggio offensivo e questo testo deve essere ben presente sul sito, ben visibile agli utenti. Bisogna essere chiari rispetto alle decisioni prese e spiegare le motivazioni. Come ho detto prima, se si decide di mantenere la terminologia pregressa e offensiva, perché l'archivio, il museo ha deciso questo? Spiegarlo, essere onesti. Altro punto è connettere, coinvolgere, quindi mettere in relazione l'archivio con le persone che possono essere collegate con il materiale presente nell'archivio. Quindi lavorare in collaborazione con istituti, con scuole e con persone, con la popolazione dei paesi precedentemente colonizzati, per includere appropriate terminologie che siano in accordo con loro. Quindi il linguaggio utilizzato per descrivere le comunità, le popolazioni, deve essere un linguaggio accettato da tali comunità, quindi comunicare con le comunità, con le popolazioni rappresentate, per capire i termini che vengono riconosciuti come accettabili da queste comunità.
lega anche a un continuo, a una continua ricerca di feedback da parte degli utenti. Quindi incoraggiare gli utenti non solo a dare feedback, ma anche a includere informazioni mancanti. E poi un altro punto molto importante della decolonizzazione è il tema della restituzione, che è un tema molto importante, molto grande, che io non ho oggi purtroppo il tempo di parlarne, però insomma è anche quello un tema della decolonizzazione. Archivi è quello degli archivi della città di Bristol, in Inghilterra, la città sud-ovest affacciata sull'omonimo canale. Bristol era una città molto florida nel XVII e nel XVIII secolo, grazie al commercio e alla tratta degli schiavi dall'Africa verso il continente americano. La città è stata resa recentemente famosa per la fine fatta dalla statua del suo concittadino Edward Colston, che era un commerciante di schiavi. Nel giugno del 2020 i manifestanti del movimento Black Lives Matter fecero rotolare la statua di Colston nel fiume Avon, se ricordate. Città che ha un legame molto forte un legame storico molto forte con la tratta degli schiavi. E per questo è una città che è da anni impegnata sul tema della decolonizzazione dei propri musei e archivi. Questa è la pagina del loro sito, degli archivi dei musei della città di Bristol. E come si può vedere, appunto, sono impegnati nel tema della decolonizzazione e anche del rimpatrio verso i paesi di origine di oggetti presenti nelle loro collezioni, oggetti che sono stati acquisiti attraverso saccheggi, attraverso azioni violente, quindi oggetti che si trovano in posti dove non dovrebbero trovarsi. E degli archivi della città è quello di avere un'aperta e onesta conversazione riguardo le complesse storie e vicende dei documenti e oggetti presenti nei loro archivi, nei loro musei e nelle loro gallerie. Pagina del loro sito, dove si può vedere che la continua riflessione sulla decolonizzazione è visibile appunto sul loro sito attraverso pagine dedicate non solo alla spiegazione dei lavori in corso, ma anche al continuo dibattito su come decolonizzare tali materiali. Quindi attraverso dichiarazioni di intenti, riflessioni sul rimpatrio degli oggetti e blog dedicati, si può capire che il tema della decolonizzazione è centrale per questi archivi di Bristol. In una pagina di dedicati appunto al tema della decolonizzazione, la dottoranda Alice Bush ha presentato il suo lavoro negli archivi di Bristol, il suo lavoro per rendere il materiale archivistico relativo alle persone schiavizzate più visibile nei cataloghi online. Uno dei suoi obiettivi era quello di dare priorità alle persone rese schiave attraverso un utilizzo più consapevole della terminologia. Quindi, come dicevo prima, ad esempio, l'utilizzo del termine schiavizzato al posto di schiavo, il ricercare e dare nome alle persone, dare un nome proprio alle persone raffigurate nelle immagini, ma anche essere onesti con il passato, quindi scrivere didascalie accurate e, se necessario, scrivere didascalie, con un linguaggio determinato, con un linguaggio forte. Sulla sua pagina blog, appunto, è presente questa fotografia con la didascalia odierna, che io credo riassuma perfettamente il tema della decolonizzazione del linguaggio. Quindi la didascalia dice Ashton Court, casa della famiglia Smith, famiglia responsabile di aver schiavizzato persone africane nelle loro piantagioni in Giamaica. Quindi una didascalia con un linguaggio determinato, forte, che ci rende l'idea di come il linguaggio può cambiare anche. Quindi, per concludere, gli archivi digitali devono occuparsi delle didascalie, quindi delle descrizioni, al fine di decolonizzare il materiale. Decolonizzare significa anche dare maggiori informazioni sul contesto. Quindi l'archivista ha il compito di fare una continua ricerca per fornire più informazioni possibili per capire come, quando e perché la foto è stata scattata e perché sono descritte in quel modo, seguendo la sensibilità odierna.
aggiungere informazioni in più rispetto a quelle della semplice didascalia originale. Ed essendo il linguaggio in continuo mutamento, il lavoro di decolonizzazione è un work in progress, quindi il linguaggio è soggetto a continui mutamenti e l'aggiornamento della terminologia è un lavoro in continuo svolgimento, quindi è doveroso continuare a controllare la terminologia. Quindi non possiamo semplicemente copiare le didascalie, bisogna andare a fondo, bisogna leggere con attenzione, istruirsi, domandarsi, imparare, correggere, aggiungere e discutere come faremo noi oggi, in questi 2 giorni, insomma. E io ho concluso.